Morto ammazzato di così si muore. Ecco cosa succede quando i nipoti non danno retta alle zie. Io glielo dicevo sempre, la bicicletta ti porterà alla tomba. Ma non era mica in bicicletta quando è successo l'incidente. Era sceso per fare un bisognino. Davanti al cimitero. Si vede che era un bisognino urgente. Ma no, no, dicevo l'incidente. È successo qua davanti. Ah, sì, sì. Davanti al cimitero, io ero lì che scavavo una fossa, ho sentito un fracasso. Mi son precipitato fuori. E che cosa ha fatto? Prima ti ho abbottonato i pantaloni e poi ho scavato altre due fosse. E tu non chiudere, aspetta che arrivino i parenti degli altri due. Uè, ma è già notte. Vedrai che quelli arrivano proprio stanotte, vengono da lontano. Per fortuna c'è già un bel libro da leggere. La vendetta dello zombie. Lo zombie? E che è lo zombie? Oh, bestia, non sai cos'è lo zombie? È un morto vivente. Vivente? Certo, un cadavere che cammina. Sono arrivato a un bel punto del libro, dove che lo stregone fa l'incantesimo. L'incantesimo? E cos'è l'incantesimo? L'incantesimo! Che lo stregone dice la frase rituale, magica, e i cadaveri, zac, saltano fuori dalla tomba. Più a dormire se leggessi sta roba. Io intanto devo stare sveglio. Ciao, ciao, buona lettura. Buonanotte. Uè,
non fermarti a pisciare, perché da ste parti è pericoloso. Ma ride pure questo. Adesso, se state bravi, vi faccio una bella lettura. Uè, non è mica per prendervi in giro. Ma il fatto è che se non leggo alta voce, non ci capisco un Cristo. Allora, salute, eh? No, quella luce non è buona. Mi metto così. Allora. Lo stregone si mise con le spalle alle sepolture e pronunciò le parole magiche del rito Vodo. Vodo. Dio della morte, ponzi un po', sto cadavere chi lo vò? Te lo chiede lo stregone per condirci il minestrone. Dammi un morto di giornata che ci faccio la frittata. Se la richiesta è bene accetta, fai cantare la civetta. È la civetta, eh? E se ho scelto il momento buono, fammi sentire un rombo di tuono. Forte sto stregone, eh? Voglio un cadavere che cammina, morto ieri o stamattina. Corpo senza anima e senza mente, apri gli occhi immediatamente. Io zombo, tu zombi e gli zomba, salta fuori dalla tomba. Dio della morte, ponzi po, questo cadavere adesso ce l'ho. L'ho evocato dall'aldilà, ponzi picchio e ponzi pa. Ma che stronzate dice questo qui? Ma queste non sono stronzate, questo è l'incantesimo, Maria Vergine, hai visto questo qui? Indietro, faccio vedere, ma sono medico. Sono medico. È svenuto, è morto. No, è svenuto. Eh? È morto, non si sente più il cuore. Ma per forza non si sente, se non toglie il fazzoletto lì, ovo di Pasqua, questo. No, 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 non batte, non batte. Morto. E di cosa? È evidente, un infarto cardiaco, una sincope. Infarto? Sì. Per me si è spaventato. È morto per lo spavento. Che spavento? Ci ha visti lì tutti e tre, seduti nelle bare. Socio, ma cosa ci facevamo noi dentro queste tre bare? Forse ci hanno messi qui, dopo l'incidente. Ma che incidente? È l'incidente. Ma sì, lei mi è venuta addosso un incrocio. No, un momento, prego, io venivo da destra. Sì, ma se ero lo stop, doveva darmi la precedenza. Ma lei doveva andare più piano, disgraziato, insaccato misto. Non si permetta, sa. Criminale della strada, delinquente, muso de merda, monaco. Oh! Che cosa dovrei dire io che ero io a spandere acqua e mi siete venuti addosso tutti e due? Guardi che io lei non l'ho neanche vista, sa. Per forza, infatti mi ha fatto secco. Basta, sì, basta, sì, basta, lei. Basta! Allora, lei sostiene che noi stavamo qui dentro a fare i cadaveri? Se no mi dia lei un'altra spiegazione. Just a moment, please. Come spiega allora che siamo tutti e tre qua, vivi e vegeti? Questo posso spiegarlo. Sentiamo. Io. Caso tipico di morte apparente. Catalassi. Tre casi. E tutti e tre svegliati contemporaneamente. Incidenza, può succedere. Io non credo alle coincidenze. E a che cosa crede? Alla magia nera? Un momento. Questo qui prima stava parlando di incantesimo. È vero, leggeva anche una formula, formula magica. Ma cazzo! Magica, magica. Stava leggendolo in questo libro. Ma per piacere. Ecco qua. Lo stregone si mise con le spalle alle sepolture e pronunciò le parole magiche del rito voodoo. Ma cazzate, ragazzi. Per favore. Vada avanti. Dio della morte, ponzi po'. Sto cadavere chi lo vò? Te lo chiede lo stregone per condirci il minestrone. Dammi un morto di giornata che ci faccio la frittata. Insomma, io se stronzate non le voglio neanche sentire, va bene? Ma chi le chiede di sentire? Vado avanti. Se la richiesta è ben accetta, fai cantare la civetta. Civetta? No, questo è un gufo. Sono cacciato. No, civetta, zofilo. Rompi balla. Lega, lega. E se ho scelto il momento buono, fammi sentire un rombo di tuono. Questo non sarebbe un tuono. Un tuono? Questo non sarebbe un tuono. È un tuono. Questo è un tuono. È un tuono. Tuono. Allora,
Allora... Voglio un cadavere che cammina, morto ieri o stamattina. Corpo senza anima e senza mente, apri gli occhi immediatamente. Io zombo, tu zombi, egli zomba, salta fuori dalla tomba. Come la mettiamo? Di sicuro che Gustavo era morto. Ah! E questo? È morto. Morto dallo spavento. Ma no, è svenuto. Ma che svenuto è svenuto? Non diciamo cazzate. Il cuore non batte più. Venga a sentire anche lei. Ma abbia pazienza. Come fa a morire uno zombie? Eh? Adesso ci faccio vedere. Vai a vedere. Grazie. Ha visto? Era svenuto. Gran Dio, ma è vivo. Uffa. No, è morto. Ma come è morto? Ma perché è uno zombie? Anche lei è uno zombie. No, un momento, no, io no, lo piango il piacere. Anche lui è uno zombie. Anch'io sono uno zombie. Siamo tutti zombie. Cosa siamo, scusi? Zombie! Ma cosa vuol dire? Morti viventi. E la Madonna. Corpi senza anima e senza personalità. Cadaveri ambulanti dell'aldilà, costretti a vagare per l'eternità. Scusi, sa, ma noi dobbiamo vagare per l'eternità sempre in questo modo? Siamo zombie! Gli zombie camminano così, va bene? A parte che non è dignitoso, si fa una fatica. A chi lo dice? Io sono tutto rotto. L'alba e piove. Governo ladro. Uè, ho trovato. I zombie mangiano. No, c'era bisogno del libro. Senti qua le mie budella, che sinfonia. Io c'ho come una mano dentro lo stomaco, che me lo torce tutto quanto. Beato lei che c'è qualcosa nello stomaco. Sì, però non è che mangiano tutto, eh. Ah, no? No, mangiano una roba sola. Speriamo che sia buona. Ma per me va bene qualsiasi cosa, io sono di bocca buona. Si figuri io, c'ho una fame che mangerei un cristiano. Ecco, allora lei non c'ha problemi. Prego. Mangiano solo carne umana. Lo dice. Ma come cos'è, mi compagni nel 112 di carne umana, te? Ma come si fa a mangiare la carne umana? Magari cruda. Volendo, si può anche scottare. Guardi a me solo il pensiero. Ma come fa a vomitare che non ha niente nello stomaco? Insomma, signori, qui non è una questione di stomaco, andiamo. È una questione di morale. Ma che cosa vogliamo diventare? Degli assassini? Dei cannibali? Sì. Ma gli zombie sono degli esseri infernali! No, guardi che infernale sarà lei. Si figuri che io partirei con l'azione cattolica. Sì, ti prendi appio. Insomma, io mi rifiuto di mangiare carne umana, va bene? Piuttosto muoio di fame. Ben detto. Moriamo di fame. Ma che pirlate dite? Ma siamo zombie, gli zombie non possono morire perché sono già morti. Vabbè, ma allora è tutto risolto. Ma risolto un corno! Moriremo di fame per l'eternità! Fermi tutti! Ma non sentite niente? Sì, un odorino. Ma che odorino? Questo profumo è un lezzo. Frittata! Una strapazzata col prosciutto! Non mi sento bene. Buono, sì. Che sta buono? Venga! Permette una parola! Venga qua, venga! Non si preoccupi! Sì, sta tranquillo, venga qua!
Porca vacca. E dire che mi piacevano tanto le uova col prosciutto. Ho capito, tutto. Allora voi vi volevate mangiare il cacciatore? Eh? Assassini! Ma che assassini? Affamati! Tanto vale toglierselo subito il dente. Io mi rifiuto! E chi se ne frega se si rifiuta lei? Il guai è che si rifiuta il cacciatore! Se corrono tutti così, non c'è niente da fare. Un sistema c'è. Pagina 97. L'agguato. Sicuro che mi prenderanno per un cadavere? Ah, con la faccia che si ritrova. È matematico. Lei non si muova, sia naturale. Noi andiamo a nasconderci. Lei lo tenga forte, che poi arriviamo noi. Ok. Ma eccola, ci siamo, criminali. Ma che te frega, Dante era morto. Cornuto! Ma non era meglio mettere il triangolo? Oh, ma qui non c'è più la legione. Passano anche sui cadaveri dei morti. Oh, signor, venga tu. Non per criticare, ma mi pare che come stratega lei non valga una pugnetta. Allora lo faccia lei lo stratega, visto che tanto è bravo. Me ne guardo bene. Comunque le dico una cosa. Con la nostra difficoltà di movimento riusciremo a catturare sì e no una tartaruga. Buona carne di tartaruga. Ma non è umana. Oh, però il rinoceronte c'ha ragione. Lei non mi chiama rinoceronte, va bene? Ma professore. Noi all'aperto siamo battuti in partenza. Ci vorrebbe un localetto chiuso, di passaggio, ma che ci passi poca gente per volta. Come un cesso, insomma. Ma allora vi ci posso portare io. Al cesso? No, in un posto come ha detto lei. Cioè? Il motel di mia zia. Non è grande, fuori mano, poco frequentato. A noi ci basta un cliente al giorno per fare pranzo e cena. Oddio, e che sarà morto? Ma lei no! Ah, già, è vero! Me l'ha preso lo spavento! Beh, presto, andiamo, se no ci prendono per ladri! Ah. Attenti alla testa! Ah, oddio! Mi sento morire! Impossibile! Ma vado a cagare, lei! Io vado a bussare. Uè, un momento! Ma bisognerà preparare la sua zia. L'ultima volta che l'ha visto, era disteso in una cassa da morto. Ha ragione. E allora chi ci va? Io? Era il mio mestiere parlare con la gente. Buongiorno, signora. Io ma vorrei... Ma che vuole? Lo sa che ore sono? Sì, è un po' prestino, ma io volevo... Non l'ha letto il cartello. Appunto per questo. Se vuole una stanza in paese, c'è una locanda. Ma no, non è per questo. Insomma, chi è lei? Duilio Panevin, rappresentante di liquori. E lei all'alba viene a vendere liquori? Ma no, non si tratta di vendere nulla, signore. Ho capito, ho capito. Lei è un maniaco che mi vuole violentare. Oh, lei. Ah, ma non mi avrà, non cedo. Io chiamo la polizia, chiamo aiuto. Io urlo. Bambi! Via! 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 Maria me... Secca!
Momento, momento. Pagina 61. Dio della morte, Ponzi Po. Ma cosa fa? È impazzito. Meglio zombie che morta. Ma se sono 20 anni che cerco di levarmela dai piedi. Ma vada via, va. Ah, beh. Visto che è ancora calda, io direi di mettere l'acqua a bollire e poi... mangiarsela. Mia zia. Ha ragione. Trattandosi di parenti, mi pare che... Ma non è quello il fatto. È che è tutto un eczema. Ecco fatto. E domani ti pianto i pomodori. Ma per carità, non parliamo di roba da mangiare. Cos'è? L'eczema ti ha fatto scappare l'appetito? No, no, anzi. Mi sto domandando se non siamo stati troppo schizzinosi. Ma cos'è? Vorrebbe di seppellirla per caso? Ormai è fatto. Vada a cambiarsi anche lei. Sì. Ah, come mi devo vestire? Da facchino, naturalmente. Ma perché i lavori pesanti li devo fare sempre io? Si metta lei da facchino, che è grande, grosso e di predappio. Guardi, giovanotto, che io sono titolare di cattedra. Ecco, sa dove se la deve mettere la sua cattedra? Indovini dove si Guardi deve mettere io... la cattedra? Ma, fermo lì, andiamo, non stiamo a perdere tempo. Da un momento all'altro può arrivare un cliente. Io vado ad affilare i coltelli. E speriamo che Dio ce lo mandi buono. Porterà Micaiella a mangiarsi uno psicopompo. Uno psico cosa? Pompo. Come lo chiamate voi uno che trasporta i cadaveri? Io lo chiamerei Babbo Natale. Ci sta portando la colazione. Eh già? Eh già? C'è carne umana nel carro. Sì, ma in scatola. E cos'è? Ci sputa sopra? Andiamolo a ricevere. Ben arrivato, signore! Grazie! Ben trovati anche a voi, eh? Naturalmente anche in questo albergo le camere ne sono tutte occupate. Per lei tutte libere! Che mi sfotè? Ce ne guarderemo bene, signore. No, perché negli altri posti appena vedano il furgone mortuario, invece a voi non vi fa effetto uno che porta in giro cadaveri. Anzi... Ah, non avete paura della iella, della iettatura di malocchio? Ma per carità, sono pregiudizi da comuni mortali. Questo sì che è un albergo. Personale intelligente. Me ne compiaccio, bravi davvero. Oh, prego, questi sono i miei documenti. No, non ci doveva essere questo. C'è, ma un... No, perché... Sì, ma è meglio averlo, non si sa mai. C'è la doccia in camera? No, ma il bagno è proprio di fronte. Beh, non importa, fa lo stesso. E vuol dire appena vo su, mi butto sotto la doccia e poi mi infilo nel letto. Ho viaggiato tutta la notte. Oh, mi raccomando, ragazzi, svegliatemi per l'ora di cena. Salve, eh? Per il passeggero non si preoccupi, ci pensiamo noi. Che passeggero? È quello del carro funebre. Ogni tanto ci diamo un'occhiata, così non scappa. Ma levate il carro, perché il morto l'ho portato all'andata. Oh, io vado a riposare. Ma può esserci qualcuno più sfortunato di noi? Come no? Lo psicopompo. Eh già, se non c'è il cadavere, ci dobbiamo mangiare lui. Lei, dottore, cosa ne dice? Ah, io sono sempre contrario, vero? Ma chi se ne frega? Dicevo, se le sembra sano. Anche per macellare le bestie ci vuole il certificato del veterinario. E voi lo vorreste da me, questo certificato? Lei è laureata, no? Allora sarà lei il nostro veterinario. Chi ce l'ha in grese? Eh? E che la faceva le abbo funzioni? Volevo controllare se l'acqua era calda. Dai po' della serratura? Non volevo disturbare. Ah,
La vada alle lardala qua. La polire, giovanotto. Scusi, perché lamina così? Che c'ha l'artrite? Reumatismi. Il posto è molto umido. Ce li abbiamo tutti. Attento, Chico. Va in camera, chiuditi dentro e barrica la porta. Il reumatico gli è finocchio. Non si può star qui a morire di fame perché la bistecca sta dormendo. Bisogna fare qualcosa. Ma che cosa? Se non siete neanche capaci di forzare una serratura. Deve aver messo una sedia contro la maniglia della porta. Non sarà che sospetta qualcosa? Ma perché dovrebbe sospettare? Ma se guardato allo specchio, che faccia c'ha? Eh già, è brutto da fare paura. È bello lei, Zitti! Vieni qui! Vieni qui! Scendi, guarda qua, vieni a vedere quello che ha fatto il tuo papà. Guarda qua, come minimo sono 100.000 lire di danno. Guarda, 100.000 lire. È sempre colpa di tuo padre. E certo, ti sei messa a strillare come una papera, qua a destra. Ma guardi che... E lo so che a sinistra ci stava il camion, ma sai benissimo che io faccio sempre il contrario di quello che tu dici, perché sei un cretino. Se volevi che andassi a destra, mi dovevi dire a sinistra. E non esistere perché c'hai torto. Scarica le valigie. Scarica. Mamma? Sì, caro? Voglio una macchina come quella. Ah, te la faccio comprare da papà, Ma smetti, da non fare queste cose che fai venire i complessi al bambino. I signori hanno bagaglio? Eh sì, grazie, solo queste quattro cosette e ci fermiamo una notte soltanto. Vittorio, ma lascia fare il signore che è del mestiere. Questa me la macello io. Grazie, cucciolotto. Prego. Ma se il bambino dovesse dare fastidio, sarebbe sempre colpa di suo padre. Perché mi creda, senta, è terribile per una povera madre cercare di educare il proprio figlio quando dall'altra parte esiste un padre che magnifica il suo lavoro con il proprio cattivo esempio. Ho ragione o no? Signora, io sono convinto che il suo bambino è un angelo. Nemmeno per idea. Il piccolo non si tocca. Signori, rispettiamo almeno i bambini. Ma noi non siamo signori. Siamo zombie. E poi non dicevo il bambino. Dicevo i genitori. Mamma. Nemmeno la mamma. Il piccino rimarrebbe orfano. Ma che cosa siamo? L'UNICEF? Mamma, papà, avete visto il facchino e il portiere? Sono due zombie. Belle le parolacce che gli insegni. Ah, da me non le impara davvero. Ignorante, impara cosa sono gli zombie. Ignorante lo dice il tuo papà, perché io so benissimo cosa sono gli zombie. Sono sticcredinate, Galleccia. Lo sapevo che andava a finire così. Ogni pretesto è buono, però vi so. Basta, non voglio più sentire parlare di questo argomento, tanto le decido io le letture del bambino. Oh, facciamo il polemico, Senti un po', ma che vorresti che leggesse? Il libro Guari, i brevetti stasi? Ma guarda! E vabbè, sei vampiri! E proprio tu parli di vampiri! Tu che mi succhi il sangue da quando mi hai sposato, guarda! Guarda cosa sono diventata! Sembra lo scheletro! Ma si te mangi circa. Ma non li pago certo col tuo mitero stipendio da fattorino! E se sei capo di visione, lo devi a mio padre, che c'ha le maniglie in alto, capito? Vorrei vedere cosa saresti senza mio padre! Ah! Che c'è? Una creatura! E tu davanti al bambino mi tratti in questo modo? Bello di mamma, che fai? Sto cercando una cosa mia, è finita in mezzo alla vostra roba. Ah, che cosa? Ah, eccola qua. Ah, è l'amichetto che ti tiene sul comodino. Mua, bravo. Ma funziona sta affare qui? Funziona. Qui, sarà mica morto? Magari. Ah già, è vero. Pronto? Sono io, signore.
Il portiere. Sveglia. Che ore sono? Le 9. Ma come le 9? O se il mio orologio fa le 6:30. E se la sua va male, io l'ho rimesso la radio. Ma quale fuso orario? Abbiamo sodato, signore, è stato un errore del cuoco, è il suo il suo orologio che va avanti. E come si fa? È tutto preparato. Prego? Dici di tenergli qualche cosa in caldo. È possibile, no, è impossibile. È impossibile, signore, tutti i piatti freddi. No! Scusi, questo è solo un ristorante o è pure albergo? Albergo. Scusi tanto, signore, mi chiamano. Una bella stanza, signore. Sì, per 2 o 3 giorni. Il signore ha bagaglio? Sì, in macchina. Macchino, il bagaglio del signore. Presto! Al signore diamo una bella stanza con la vista sul mare. Come? Scusi, ma dov'è il mare? Dietro le colline. Non si vede, ma c'è. 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 L'accompagno. Grazie. Lei si mangerebbe prima questo o lo psicopompo? Lo psicopompo è di passaggio, va mangiato subito. Questo è il pasto di domani. Riso in bianco, una bistecchina di vitella e ferri ben cotta e un po' di verdura. Vino bianco o rosso? Acqua minerale, non gasata. Signore in cura dimagrante, eh? Magari. C'avevo un'uscia perforante, mi hanno asportato una parte dello stomaco. Parte quanto? Tanto. Oh. Però lo stomaco si riforma con il tempo. Già, col tempo. Adesso sto proprio bene, ringraziando Dio. Ringraziamo Dio. Con permesso. Prego. Ma non sono handicappati, camminano così perché sono zombie. Beh, certo che quel cameriere cammina in maniera strana. Comunque tu hai sbagliato perché la pedata al ragazzino non lo dovevi dare. Ma io... Riconoscilo quando c'hai torto, no? No, qua non mi piace. Ah, ecco. Guarda... E smettila, se no ti mando a letto senza cena. Mi ricorda quella volta che siamo tornati a casa e ci abbiamo trovato un ladro. Che c'entra questo? Camminavi pure tu così. Te l'hai rifatta sotto. Ma che stai dicendo? Tu non eri ancora nato, sai. Una puzza, il tuo papà. Io non ho paura degli zombie. E perché dovresti averne paura? Perché gli zombie sono dei morti viventi. Ah, sì, mamma. Sciocchezze. Sì, però Vittorio, guarda un po' il cameriere. Tutto valido, pare un cadavere. Guarda. Ho un collega. Il signore rappresentante di medicinali. No, no. Solo che dopo l'ultima operazione cerco di riguardarmi. Ah, l'ulcera. No, quella risale a 2 anni fa. Ultimamente mi hanno asportato la cistifagia e una parte dell'intestino. Però adesso sto bene, proprio benino. Mi scusi, si potrebbe avere una Fiuci? Non credo, ma anche questa non è gasata. Sì, lo so, però la Fiuci è più leggera. Mi affatica di meno il rene. I reni? Di solito sono 2. Lo so,
Però uno mi si era trofizzato e allora me l'hanno... Asportato. Come lo sa? Lo temevo. Ma non è finita. Non ha neanche la milza. Spappolata. In un incidente stradale. Ah! Sapete perché parla così? Sarà costipato. Gli hanno tolto un polmone. Praticamente gli manca la coratella. Lui però dice che si sente benino, si potrebbe no, anche... No, il veterinario non metterebbe il timbro e farebbe sotterrare la carogna. Certo che lei, nonostante le malattie, è piuttosto bene in carne, eh? No, vede, è idropisia. Lo sa che a volte ho paura a toccarmi, perché non è mica grasso, è acqua. Vede? Ha visto? Scusi, Ho visto. Però adesso mi sento meglio, adesso sto bene. Ecco qua. Due al sangue. E una ben cotta. Apro bottiglia. Niente bottiglia, grazie. Ci porti un vino andante. Mezzo litro. Bianco? Rosso. Quel bambino è veramente cattivo. L'ha assaggiato. Ma no, cattivo dentro, nell'animo, un delinquente, un criminale. Gioventù d'oggi, autonomi. Piuttosto, perché non va a sollecitare la cena a lei? Che cena? La nostra, lo Psico Pompo. Dimmi un po', che cosa fanno questi zombie? A te chi te che so niente, lascia parlare ragazzino. Mangiano carne umana. Ha detto, ma perché hai scelto un posto così? Io? Sì, perché c'è qualche cosa di sinistro. Pare proprio un mortorio. Senta! Dica, signore. Io lo so che posso sembrare indiscreta, ma il bambino... Senta, ma perché cammina così? Reumatismi. Questo è un posto umidissimo. Ce li abbiamo tutti. Certo, c'è reumatismi. Che ti avevo detto io? Grazie. Con permesso. Prego. Buttino! Calma, Predappio. Ecco qua. Ecco. Oh. Aia, ma io me lo mangio quel delinquente! Me lo mangio! L'ha detto lei che i bambini non si toccano e poi se così la colpa è dei genitori! Ma io mi mangio anche i genitori! Sia fermo! È arrivata! La bistecca! È a tavola! Allora, una bella ribollita. Sì. Bacalà alla livornese. Sì. E un litrozzo di vino rosso. Piacente, ma sia la ribollita che il baccalà sono terminati. Non fa nulla. La mi fa una bella bistecca alla fiorentina e un litro di vino rosso. Mi dispiace, ma lei è sceso un po' tardino e anche la fiorentina è finita. Fagioli al d'uccelletto e un litro di vino rosso. Sono mortificato, ma si sono mangiati anche tutti i fagioli. Però che forchetta, Senta, la mi farti che lascia. Basta, la mi farti un litro di vino rosso. Benissimo, con permesso. Meno male. Metto il pane.
chef si permette di offrirle questo antipasto, signore. Grazie. Voi siete troppo gentili. Questo qui viene dalla nostra cantina. È il miglior rosso che abbiamo. Però, da mangiare non ci avranno un cazzo, ma il servizio è meglio che il Grand Hotel. Quello sì che dà soddisfazione. Si è fatto anche il bis. Come mangia bene. Certo, è ruspante, è del Valdarno. Frutta? Non ne vuole. Allora, sotto con lo champagne. Naturalmente offerto dalla ditta. Un litro e mezzo di rosso se l'è già fatto. Questo gli darà il colpo di grazia. Quello veramente ce lo dobbiamo dare noi. Beh, ma quando sarà ubriaco, però. Sì, ma non abbiamo ancora stabilito chi ce lo deve dare. Decideremo dopo, democraticamente. Faremo la conta. Che cosa fa? Non stappa? Ha detto che accetta solo se brindiamo con lui. Ok. Un momento. Che cosa dice il libro? Delle bevande alcoliche non parla. E allora chi tace consente? Ma certo, e poi per un bicchiere di vino non è mai morto nessuno. Brindo a questa bella compagnia e alla magnifica serata. E mi faccio un augurio. L'augurio di ripassare presto da queste parti. Bravo, 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 bravo. Sarà difficile. Bono! Ah, a proposito, visto che lei fino a pochi giorni fa la faceva il becchino, ecco, diciamo, siamo quasi compagni di lavoro. No, gli voglio fare un presente. Un cadeau, un pensierino da parte della mia ditta. Che animo sensibile che già. È morto un bischero. Ma prima po. All'ospedale. Ma prima po. Se sale male. Ma prima po. Senza il coglione. Ma sia venuto il momento di fare la conta.
Sì, sì, facciamo la conta, facciamo. Ah, hai che si gioca? Credo che lei non possa partecipare. Ma perché no? Se capita lui, si suicida, no? Ma non dica stronzate. E lei dove va? Mm? Da solo? No, chi non piscia in compagnia o è un ladro o è una spia. Cosa comanda, signor capitano? Che noi adesso siamo arrivati. Io vi comando che il mio corpo in cinque pesci e venga tagliato. Il primo pezzo alla bandiera, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma, che si ricordi del suo figlio Alpin. Sì, e noi che cosa ci mangiamo? Ma che cantiamo noi altri che siamo bersaglieri le canzoni degli alpini? È vero? Ma che alpino, che alpino? Bello macellaio, il filetto alla bandiera, la lombatina al battaglione e la costata alla mamma. Conveniente. Ma che sconveniente, buon gustaio. Silenzio, riforma. Finiamola con gli alpini, sempre avanti i bersaglieri. E cosa fanno i bersaglieri? Bersaglieri? I bersaglieri portano le vedette. Vai direttamente al cimitero. Ma che cimitero?
niente il posticino tranquillo. Mi ricordo una luna di miele con mio terzo marito. E quello lì com'è morto? Una camera matrimoniale per questa notte. Non sarebbe meglio due singole? Perché? Beh, sulle singole c'è lo sconto. A noi non ci interessa lo sconto. A noi ci interessa la matrimoniale. Ci dia la chiave. Guardo. E loro guardano te come volessero divorarti. E tu non mi dici sempre che mi mangeresti tutta? Al secondo piano la stanza. Per un momento, signore, favorisca a riempire la scheda sanitaria. Cosa? Ecco sì, bisogna specificare le malattie infettive se si sono subiti interventi chirurgici. Soprattutto amputazioni? Ma da quando in qua? Nuove disposizioni della questura. Se l'Arno di Firenze fosse vino, io me lo verrei a forza di un bicchierino. Buonasera signora, ma come vai? Come vai che sei ancora ubriaco? Ti porto un bacione a Firenze. Oh. È meglio che non viaggi in quelle condizioni. Ubriaco. Un san briaco, va bene. Buonanotte, Che culo, ragazzi. Un po' di sale, un po' d'olio, quello è meglio dell'insalatina di campo. Ma che insalata! Quello lì è antipasto, primo, secondo, formaggio, frutta e dessert. Anche lui non è niente male, eh? Ah, male! E poi dice Bersaglieri, se lo sente la marmora si riorca nella tomba, si riorca. Accidenti a loro. Ma vogliamo andare a letto. È quello che dico anch'io. Non ti spogli? Sei matta. Lo sai cosa devo fare, no? Cattivo. Ma ti pare il momento? Per me è sempre il momento. Dopo, quando torno. Allora va, muoviti. E come? Se non si decidono a rientrare. Maledetti, sveglieranno tutto l'albergo. Ciao, Ghigo, sta attento alle curve! Grazie! E voi altri, sta attento al culo, perché costi c'è un buhaiolo! Ridi! Ma con chi ce l'hai? Brumbia! Buhaioli, c'è le vostre... Ciao, Ghigo! Oh, mamma, chissà cosa diranno i clienti domattina. Niente, che li mangiamo... Ciao, Ghigo! Hai chiaro, C'è qualcosa in quel bagagliaio? Fosse roba da mangiare? Direi proprio di sì. Ma questo non è morto. Allora dovrebbe avere un mal di testa? Ma no, voglio dire, non è morto da solo, è stato sparato. Hanno un cuore, ma sono senza anima. Sì.
cinque lettere che comincia per Z. Cosa può essere? Zombie. Piano! Ma non si rompe! No, si ammacca. È laminato. Pare che non ci sia più nessuno. Io vado. Butto il cadavere nello stagno e torno. Ti ci puoi buttare anche tu nello stagno. Bacino. Non mi toccare. E tu non mi fare scherzi mentre sono via. Io faccio quello che mi pare. No, Bella. Io non ho ammazzato tuo marito perché tu ti faccia sbattere dal primo camionista che trovi in un motel. Io non te l'ho fatto ammazzare perché tu mi lasci qui a fare le parole incrociate. Ecco i coltelli. E che ci devo fare? Tagliare, sezionare, squartare. E che c'entro io? Ma scusi, lei è medico o no? Sì, vabbè, ma io sono internista. Sono... Ma qualche nozione d'anatomia ce l'avrà, no? Spiritoso. So tutto sull'anatomia. Mm. Però me lo dovete spogliare. Questo fa parte dei suoi compiti. Poi non scherziamo, eh? Io facevo il becchino. A me i morti me li portavano già confezionati, belli impacchettati. Oh, ma andiamo, non avete mai spogliato un uomo. Grazie a Dio, è la prima volta. Va bene? Voglio aiuto! Aspetti, aspetti che... Cosa ridi, Mona? Trattatelo bene, almeno adesso. Silenzio lì, padroni! Giù! Chi è stato? Telefono! Si fermi lei! Ci va lui che non sta facendo niente, eh? Finalmente. Ma siete tutti morti in questo albergo? In un certo senso sì, signora. Volevo dire, a quest'ora siamo tutti morti di stanchezza. Una minerale? Gliela mando subito. Avanti! Me lo metti sul comodino per piacere? Calzoni adesso, è più facile. È più facile per lei che non fa niente, sì, e zitto, lavori. Ma cosa ci vuole a portare su una minerale? Uè. Uè. Il detto, sarà mica tu che si mangia quel bocconcino d'oro e a noi ci lascia qui lo scoreggione.
Mangia. No, scopa. Dio della morte, Ponzipò, sto cadavere chi lo vò? Ma nel suo libro non c'è scritto se gli zombie... C'è un accenno vago a pagina 18, ma non approfondisce se... Che schifo di libro! Mi pare impossibile. Lasciate vedere a me che sono medico. Sono medico! Ci torno! No, una civetta. Che cosa significa? Niente, una civetta che cade. Ma non è un tuono. Beh, non ha mai sentito un tuono. Io zombie, zombie agli zombie. Salta fuori dalla tomba. Dio della morte Ponzipò, sto cadavere mo ce l'ho. L'ho evocato dall'aldilà, Ponzipicchio Ponzipà. E adesso ti spiegherò in parole povere che significa sta filastrocca. Io ti ho tenuto dal Dio della morte e quindi mi appartieni. E siccome sei un corpo senza anima e senza volontà, mi devi obbedire, come uno schiavo, perché uno zombie è uno schiavo, anzi, peggio di uno schiavo. Hai capito? Sì, padrone. Bravo, vedo con piacere che hai già imparato la lingua di Haiti, perché gli zombie sono originari di Haiti. Adesso alzati. Posso mettermi la giacchetta con un po' freddino? Mettiti la giacchetta. E allacciatela, burino! Andiamo! Sono burino! Allora, lo avete assaggiato? Com'è? Sa di carogna, come lei, che si è fatto il suo spuntino da solo. Ma non l'ho mica mangiata. No, l'ha chiamata. Scusi, sa, un'informazione. Senta, da zombie, come se l'è cavata. Sarà il rigor mortis, ma certo che raramente. Qui, finché c'è morte, c'è speranza. Non c'è più, era qui. La Madonna, ci hanno fregato il cadavere. Dov'è? Qui non è entrato nessuno. Ma no, dov'è tuo marito? All'altro mondo, darling. Il corpo, il cadavere, non c'è più. Ha guardato nel bagagliaio? Anche sotto la ruota di scorta. È scomparso, ti dico. Ma come può sparire un cadavere? Venite! Fermi! Vado io, sono medico. Cadavere una pugnetta! Mocco, voglio che voto. Questo fa sbattere la testa dappertutto, ma è fortunato che siamo immortali. Che bestia! Mi sono dimenticato di dirvi che il libro dice che anche noi abbiamo un tallone d'Achille. E sarebbe? La testa! Allora questo qua non campa a lungo. Dica un po', uno zombie può mangiare un altro zombie? Un pardevale!
mi disse Wilhelm. E sai quanto glielo frega? Tanto è uno zombie. Scostumato. No, è che il bambino ha tanta fantasia. È scostumato. Ha fantasia. Ha fantasia. E poi, secondo la moderna pedagogia, i bambini vanno trattati con dolcezza. Capito? Vuole ridere? Fammi ridere, sì, fammi ridere. Pensi che delle volte ci porta a casa qualcuno e ci vuol far credere che sia un vampiro, un lupo malato. Ma non lo vedete il buco in mezzo alla fronte? Vuole un cerottino? Ce l'ho, sa? Fagli vedere come cammini, allora. Sorrobatismi. Vito, noi domani ce ne andiamo perché qui c'è troppa umidità, eh? Guardi, io le consiglio di mettersi in golfino, sennò continua a prendere freddo. A questo qui non gli può succedere più niente. Bisogna soltanto spaccargli la testa per farlo crepare. Se no gli potete sparare. Può andare sotto un camion, sotto un treno. E sta molto meglio di prima. Carli, guarda, cado da uno schiaffo. Ti avevo detto di non turbare il bambino. No. Ti avevo detto di non turbare il bambino. Ci vuole dolcezza. No. Aiuto! Maledetto cadavere! Se non era per colpa sua, potevamo mangiarci quei due. E ne valeva la pena, ve lo dico io. Si vergogni lei. E l'avevo detto che è indistruttibile. Ho già provato 3 volte a farlo ammazzare. E io l'ho ammazzato, chiaro? L'ho ammazzato. Mamma! Papà! Oddio! Il bambino si butta giù! È la prima cosa buona che fa. Cosa c'è, caro? State a vedere! Zompa! E io zompo, che me frega! Nadia! 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 Brutta mignottona, vieni qua! Stecchita! Regolare! A magnaccio! L'assetto alla macchina che è rodaggio, capito? Hai fatto il tagliando a mia moglie e mo pure la mercede? Lo faccio io il tagliando, le faccio il tagliando! Mettiamola qui, potrebbe arrivare qualcuno. Intanto la macelliamo subito. E ci penserà il cadavere. E dico, il marito. E lo fa? Ma come non lo fa? Gli compete. È stata la complice del suo assassino. Lo dicevo io. La vendetta dello zombie. Tutto. E poi se la deve guadagnare la sua razione di carne umana. Eh già, andiamo a prendere il coltello. Ma cosa mangia lei? Siccome che ieri sera non ho mangiato, oggi mi sono fatto 2 fettuccine. Che schifo. All'anima delle 2 fettuccine. Ma non lo sa che gli zombie mangiano soltanto carne umana? Che schifo. E devi mangiare carne umana anche te. A me mio padrone non me l'ha detto, vabbè. E allora te lo diciamo noi, vabbè. E io mangio le fettuccine, vabbè. Sono buone. Assaggia. Forchetta, pronto. Commissario, agli ordini. Sono il maresciallo Pepetone. Sì,
ho qui davanti certa gente che mi sta raccontando una storia di zombie. Zombie? Terun! Cose dell'altro mondo, mi creda, commissario. Cose che se uno le vede al cinema dice, no, non esistono. E invece l'ho detto subito, oh, se non sono morti viventi quelli, non è morto vivente più nessuno. Pallidi, commissario, pallidi, affamati, una fame, una fame. Mi guardavano come... Beh, mi guardavano perché modestamente io sono una gran bella donna, come dire, alta, slanciata. Guardi, una vomp. No, non vampira, vomp, ha capito? Roba da pazzi, io non capisco come mai non mi abbiano mangiato. La caramella? No, no, grazie, c'ho il diabete. Non brontola più lo stomaco adesso, no. Canta! Mosso, c'è che porco! Scostumato, orca! Ma che scostumato? Questa è musica per le mie orecchie! E voi non mangiavate perché qua c'è scritto che... Me fate vite, me fate! Monate! Sei cornuto! Sei zombie! E dopo aver mangiato... Mangiato e ben bevuto, e ben bevuto. Letizio mora, se vuoi venire, questa è l'ora di far l'amore. Sì. Adesso ci vorrebbe proprio una bella mora. Sì, purtroppo però... Non c'è. Non c'è. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. 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 E come non c'è? È anche un bel pezzo di mora. Uè, pagina 61, la formula zomba zomba salta fuori dalla tomba. La formula a me, no? Mi facevo vedere i solchi verdi a quell'impunita. Scusa, ma non vedo il collegamento. Beh sì, no? Me l'ha spiegato un padrone mio. Lo zombie è un corpo senza arma, no? Sì. Un corpo senza volontà, no? Sì. Perciò fa tutto quello che gli ha ordinato colui il quale gliel'ha regalato il dio dei morti, no? Sì. E allora... Tutto? Tutto. È come noi siamo, anzi, peggio di noi siamo, ti capito? Ah, sì? Lo distragga. Perché? Faccia come le dico io. Ma non si permetta, sconda il Magandak! Senti un po', toglimi una curiosità. Io vorrei sapere come mai una bella donna come tua moglie, perché è una gran bella donna, eh? Bella, bella, è un po' puttana, eh? Ma bella, una gran bella donna, sì, sì, sì. Beh, come mai sei andato a sposare un buzzurro come te? Perché io ho i quattrini, capito? Sono proprietario del riero, ho 2000 peculi, ho 300 vacchi, senza contarmi moglie, eh? E poi c'è una quarantina di tori, da quelli belli grossi, sa,
con certe corna, capito? Chiuso per lui. Oppi, venite fuori! Che cosa? Ma faccia cortesia, signora! Vediamo che è capace di fare, dai, forza! Consegnatevi senza opporre resistenza! Oppure saremo costretti a fare uso delle armi! Sai che se ne frega noi? Si fanno uso delle armi! Fate sentire anche per noi! Ha visto? Ho sentito. Giovanotti, non fate tanto gli spiritosi perché siete immortali. Sapete che se vi spariamo la testa morite? È vero, c'ha ragione. C'è scritto nel libro, pagina 186. Se lo zombie vuoi fregare, al cervello devi mirare. Vi spariamo dalle pallette le dun-dun. Le dun-dun, micidiali. Just a moment, please. Ma mica hai detto che tutto quello che c'è scritto sul libro sia oro colato? E se anche questo fatto fosse un'altra palla come quella del cibo? Già! Chi si apre volontario come cavia? Circondato l'edificio! Bocca alle morte! Non lasciateli scappare! Avanti! Via via! Ma come? Ma pure la zombie sei gradina! Avanti, presto! Inseguiteli! Catturateli, muovetevi sugli oiomini! Ma come, non sono già morti? Ma sono anche lì! Gesù! Roba del tipo! C'è qualcuno che sa spiegarmi perché corriamo come i comuni mortali? Ah, ma non l'ha capito, è un'altra cagata di quello stronzo libro lì! A me sembrava la Bibbia! Sì, detto male! E qui, forza! Vado a cercare qualche cosa per barricare la porta. Sì, sì, bravo, bravo. Qui, dove siete? Sono veramente mortificato. No, lei è veramente stronzo. Beh, adesso non esageri. Ma come non esageri? Cosa dite, imbecille? Ci venga lei qui sotto. Ma cosa è successo? Ma niente, cosa fa lì sotto? Niente. Venga fuori! Però anche lei andasse a metterli sotto. Silenzio, Panzer Division! Bisogna vedere se ci sono altre entrate. Fermi tutti, ci penso io. No! Prima di tutto bisogna accendere la luce, va bene? Dobbiamo cercare l'interruttore generale. Sparpagliamoci.
Diamo un interruttore, diamoci da fare. Porta la gas. Dove sarà l'interruttore? Oh, ma questo non è l'interruttore, è il culo della mia signora, sì, capito? È un culo che fa scintille. Non è il culo, è l'interruttore! Oh, aiuto! Fermo, sono libero! Voi figli, occhio! Un supermercato! Sì? È come in un film che ho visto io, solo che gli zombie erano fuori e i cristiani erano dentro. Era un film d'amore? No, era un film di merda. Oh, ma dove vai tutta nuda? Coprete, no! E cosa mi metto addosso? Sugo di pomodoro? Dividiamo, sì, cerchiamo le altre entrate. Sì. Ah! Mi raccomando, durante l'operazione, conservare il massimo della calma. Sì, sì. Ma cosa ha fatto? Ho rovesciato anche l'olio che porta male! Tanto peggio di così. E mo, se ci provi a srotolarte, te spacco la capoccia, si sì, capito? Dice, ma se gli zombie siamo noi! No, sono gli zombie là fuori! Steri, dov'è che li avete? Di là! Oddio, il risveglio della mummia! Oh, non ti permette di offendere la mia signora, capito? Questo è un blitz! Siete circondati dalle teste di cuoio! Demenzia! Non perdiamo la testa! Ma è proprio questo il punto! Ma no, voglio dire, non facciamoci impressionare! Qui non è come in quel film! Gli zombie siamo noi! Fuori ci sono i cristiani! Andiamo lì un minuto! Oh! No? No! Scappiamo! Just a moment, please! Qua volendo, nessuno è... Ma come nessuno? Un momento. Mangiamo come loro. Sì. Camminiamo come loro. Ci muoviamo come loro. Sì. Basta un po' di rossetto in faccia e siamo uguali a loro. Giusto! No. Cerchiamo il reparto cosmetico. Oh, yeah! Avanti, miei prodi! Sterminateli senza pietà! Sì, va bene, signore! Non ancora! Ho un'idea! Se è una stronzata, siamo fottuti! La capoccia! La capoccia! La capoccia! La capoccia! La capoccia! Senza pietà! Senza pietà! Qua, qua, nascondiamoci! Non vi fate vedere! E quella dove va? Lei vada a riprendersi la cagona! Dotta! Via qua, dov'hai? Via qua! Baschi blu! Bastatori, alle paste farina! Lavorari, frutta e verdura! Hai lei, maresciallo! E che ce ne può fare a mangiare? No, anche no. Le zuppe con le assate! Mi prendo per piacere quel pacchetto di caffè là dietro! Ehi, siamo qui! Allora, qua, la soluzione! Trovata! Cosa? Un microfono! Siamo fottuti! È una stronzata! Senza pietà! Senza pietà! Ah. Maresciallo, allora? Questo è il Rexona. E beh, se uno non approfitta adesso per fare un po' di stesa. Sì. A morte! E lo shampoo, maresciallo, piacere. Aito, ma che stai a farli come credino? Ma date da fanno!
Signore e signori, attenzione, prego. Siamo vittime di un tragico equivoco, vero? Si è sparsa la voce assolutamente infondata che noi siamo degli zombie, ma non è vero. Non siamo zombie. Siamo così falliti che abbiamo un po' di malaria, è vero. Oli Mortini! Attenti che se scivola c'è olio per terra. Dove? Ma se scivola veramente? E non spegne. Attenti. Piano. Mercato normale. Ma funziona. Pronto. Attenzione, vado a ripetere. Si è sparsa la voce assolutamente infondata che noi siamo degli zombie, ma non è vero. Signori, non commettete cazzate di cui potreste pentirvi. Vado a ripetervi che noi non siamo degli zombie. Non siamo zombie, capito? Gli zombie? Guardate se non sono degli zombie. Ve l'avevo detto io. E ben meglio, no? Cane non mangia cane. Però quel pistola gli ha appena detto che siamo dei cristiani. Oh, yeah! Salve amici. Salve. Sono anch'io uno zombie. Oh, siamo tutti zombie. Oh no, ne scherzavo. Sono un cristiano. Sono un cristiano. E lo zombie! Spiegalo! Tagliagli la capoccia! Andiamo a tagliargli la testa! È l'unico sistema per dimostrare che non siamo zombie! L'unico sistema per dimostrare che siete dei figli di puttana! Tagliate di coglioni voi, non la testa a me! Tagliagli la testa! Veglia. Oh, signore. È che mi era venuto un colpo di sonno. E ti sei addormentato. Già. Bravo. Invece di scavare la fossa. Vabbè, quasi pronta, poi lo seppelliscono nel pomeriggio. Ma benedetto figliolo, ma gli è pomeriggio? Che me lo prendi? Pomeriggio. Io ti do 7 vergini per Dracula. Con te facciamo i conti dopo, eh? E te metti via questo libraccio e fila a scavare la pozza, fila. Vabbè, vai. E questa sta ancora qui, eh? Non t'avevo detto di toglierla. Oh, ma cosa fai? Lo vuoi proprio far arrabbiare, sindaco? Vabbè, mi sono addormentato, eh. Buongiorno. Tu cosa? Io ti licenzio, te lo sai, sì. Mo tu proprio, senza la delibera della giunta. Molto attento, stai. L'arroganza del potere fascista. Beep, 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 beep.
per stavolta non mi fregate. No, no, non mi fregate. Per stavolta...